Queste sono le previsioni del tempo, le vediamo anche in grafica. Sulla colla delle finestre, temperatura di 10 gradi, il tempo per fortuna è sereno dopo la pioggia tanta che hanno preso ieri i corridori nella tappa di Macugnaga. Adesso siamo sul gruppo, i fuggitivi hanno già cominciato la salita verso il colle delle finestre. 6 minuti e 15 il ritardo del gruppo, eccoli qua in salita, gli uomini di testa sono i 13 attaccanti che sono riusciti a portar via questa fuga dopo 29 km dal via da Verbania, per loro il colle delle finestre è cominciato. Kirienka potrebbe essere il corridore più forte, vincitore 3 anni fa della tappa di Montepora al Giro d'Italia. Il nostro elicottero intanto ha lasciato momentaneamente la corsa per guadagnare proprio la zona verso il colle delle finestre, dove ci prepariamo ad assistere ad un altro grande spettacolo anche di pubblico. 4 ore e mezzo di gara intanto superate. Lang con Ulissi, Seldryers, Popovic e Salerno, queste nelle prime posizioni del gruppo che ha al comando con un vantaggio a questo punto di 6 minuti rispetto al grosso del plotone, quello con tutti gli uomini di classifica. Media oraria dopo 4 ore e mezzo, pensate un po', 43 e 654. Anche oggi come al solito sono partiti a tutta, nella prima ora 47 km. Intanto è cominciato il colle delle finestre, 45 km alla conclusione, nessuna macchina potrà salire in cima al colle delle finestre, questa salita di 18 km e mezzo, dunque le varie squadre hanno chiaramente organizzato, hanno allestito dei punti di assistenza tecnica, meccanica lungo tutta la salita con delle persone pronte per intervenire in caso di problemi meccanici. Così come fece la Discovery Channel nel 2005 per assistere Paolo Savoldelli, che grazie ad una condotta di gara straordinariamente intelligente riuscì a conservare la maglia rosa e vincere il suo secondo Giro d'Italia. Sono le macchine del seguito che non possono salire, non le ammiraglie, però chiaramente essendo la strada stretta, essendoci i problemi per eventualmente intervenire in aiuto dei vari corridori nel caso ci fossero dei problemi meccanici, appunto sono stati allestiti e preparati questi punti di assistenza. 5.45, scende ancora il vantaggio degli uomini al comando, sta continuando a recuperare il gruppo. Ci siamo quasi anche con il gruppo. Tra un po' una svolta a sinistra e comincerà il colle delle finestre. Eccoci qua, comincia anche per il gruppo il colle delle finestre a Susa, si va verso questa salita, verso questa strada scavata e tracciata nel 1700 per scopi militari in modo da collegare il forte di Fenestrelle alle varie strutture fortificate della Val di Susa. Andiamo in corsa da Paolo Savoldelli. Siamo proprio in un tratto di strada molto duro, adesso 13-14%, si sta staccando Wöcklen, si è già staccato Sebastian Lang. Il più fresco lì davanti mi sembra proprio il compagno di squadra di Vincenzo Nibali, Salerno, che pedala molto bene, affiancato da Popovic. Qui è veramente dura la salita, un lungo rettilineo e un sole, non c'è ombra, c'è tanta gente a fianco, ho già visto qualche ammiraglia ferma a fianco della strada per dare assistenza, una di queste era quella di Contador della Saxo Bank. Qui è finito il primo tratto difficile, stiamo entrando in un paese e la strada spiana un po'. Questi atleti in fuga stanno cercando di salire il più regolarmente possibile e sono Popovic in questo momento che sta facendo l'andatura. Prima è stato Salerno, sta soffrendo un po' anche il vizioso, mentre Vorgano resta sempre in coda. A voi la linea. Guardate com'è cambiata, grazie Paolo, guardate com'è cambiata adesso la situazione in testa al gruppo.
Ochoa con Ruano, il vincitore della tappa di Sestriere del 2005. Certo, non hanno aspettato molto gli uomini dell'Androni Cipi. Ruano subito all'attacco, lanciato come se fosse una volata da Ochoa. Con Pirazzi. Stefano Pirazzi della Colnago CSF. Beh, chiaramente forse non aspettava altro Pirazzi, che ci fosse qualcuno che rompesse gli indugi, ma certo qua è partito veramente presto. Mancano 18 km alla vetta, solamente 1600 metri di dislivello. Però qua è esploso, è bastato questo allungo di Ochoa allo scatto di Ruano ed è esploso il gruppo. Guardate, i corridori sono già tutti sparpagliati e siamo soltanto alle prime rampe di questa salita, che è lunghissima e che ha una caratteristica. Dopo il primo strappo, dopo lo strappo iniziale, va su con una pendenza che è micidiale da quanto è regolare. Adesso comincia uno dei tratti più difficili. Vedete, Ruano ci ha pensato un po' e ha rallentato e viene ripreso dal gruppo. Gli uomini della Rabobank in testa. È sceso intanto a 5 minuti il vantaggio degli uomini che sono rimasti al comando, perché abbiamo sentito da Paolo Saboldelli che hanno già perso contatto Böckelen e Lang. 4 minuti e 55 rispetto al gruppo della Magnerosa per i battistrada. Wenning e Crosswake, i primi due del gruppo. Qualche metro di vantaggio per Pirazzi. 28 maggio 2005, esattamente 6 anni dopo, si torna qua, sulla Colle delle Finestre, dove sono arrivati già da ieri tantissimi tifosi, e questo è un altro delle meraviglie, un altro degli spettacoli straordinari, unici, che solo il ciclismo sa regalare, con le strade che si colorano del tifo e della passione per questo sport. 45 km all'arrivo, qui Meana, e questi sono gli indiani che stanno aspettando i corridori da diverse ore. Andiamo da Andrea De Luca, torniamo dunque in corsa, vai! Passiamo adesso sotto l'arco dei meno 45 all'arrivo, il gruppo che si è disintegrato letteralmente appena abbiamo preso la salita di Col delle Finestre. Sono già circa un centinaio di corridori quelli che abbiamo superato, che non riescono a tenere il ritmo imposto dai battistrada. A voi la linea. Grazie Andrea. Subito il rimbalzo di linea con l'altra motocronaca. Paolo Saboldelli, a te. Ha aumentato il passo Popovic, ha cambiato ritmo, si è staccato in questo momento l'atleta della Liquigas Salerno, che però sta cercando di salire con il proprio passo. Qui più o meno era il punto dove mi ero staccato anch'io, avevo preso la mia andatura, mentre invece Mazzanti, che si era staccato, è rientrato soffrendomi, è rientrato Vorganov in coda e sempre Popovic in testa. L'andatura adesso si è fatta diversa e stanno cominciando a entrare nel bosco, dove trovano anche un po' di ombra, tanti tornanti e strada stretta, tantissima gente ad accompagnare la marcia dei corridori e tutti che li applaudono. A voi. Grazie Paolo, abbiamo visto transitare adesso anche il gruppo con tutti i migliori, con Contador, Nibali, con Scarponi, con Rodriguez. Si è esaurita intanto la fiammata di Stefano Pirazzi. Davanti adesso dunque nel gruppo, ad inseguire gli uomini che sono rimasti al comando, ci sono i due della Rabobank, Wenning, ex maglia rosa a questo Giro d'Italia, e Crosswick, che insegue la maglia bianca della classifica della miglior giovane per ora detenuta da Roman Kreuziger. Un po' in difficoltà Stefano Garzelli, lo vediamo con Massimo Codolla. Abbiamo visto anche Rodriguez nel gruppo della maglia rosa, dietro invece, più indietro, Stefano Garzelli, e questo è il gruppo, quello che rimane del gruppo dei fuggitivi: Vorganov, Betancourt, Ulissi, Visioso, Kirienka, Minguez. Poi voltando pagina nella nostra grafica, Popovic, Jufre, Mazzanti e Sildryers. Dunque hanno perso contatto Böckelen, Lang, per ultimo Salerno, compagno di squadra di Nibali. Qua siamo sempre con le immagini dall'elicottero sul Colle delle Finestre, questo passo che collega la bassa Val di Susa alla Val Chisone. Sono 25 i corridori che compongono il gruppetto maglia rosa.
4:31, scende ancora il vantaggio dei battistrada, come avevamo preventivato. Davide, Popovic e Kirienka, beh, sulla carta sono quelli che hanno le possibilità maggiori, anche se con 4 minuti e mezzo, insomma, è difficile anche per loro. Tutto da scoprire invece Betancourt, questo giovane corridore colombiano che lo scorso anno ha vinto il Giro Bio, 2 anni fa, secondo al campionato del mondo a Mendrisio. In difficoltà Stefano Garzelli, la maglia verde, è rimasto Massimo Codol lì a cercare di dare una mano al suo capitano Annel Mirino, il primo posto nella classifica degli scalatori. José Ruano, ancora lui. Nuovo attacco di José Ruano. Prosegue spedito Wenning con il compagno di squadra Crosswake. Mancano 42 km alla conclusione. José Ruano, vincitore della tappa dello sconfinamento in Austria, la tappa della Grossglockner a questo Giro d'Italia, vincitore della tappa 6 anni fa, proprio qua, sulla tappa della Colle delle Finestre. Ieri ha avuto dei problemi, è arrivato con 2 minuti e 20 di ritardo da Paolo Tiralongo nella frazione di Macugnaga, qualche problema anche nei giorni scorsi per colpa di una bronchite, ha dovuto prendere gli antibiotici, però evidentemente oggi è come se facesse un passo indietro nei suoi ricordi più belli. Dalla sesta alla decima posizione, proprio per colpa dei 2 minuti e 20 accusati ieri, oggi cerca di rifarsi. La sua speranza naturalmente è quella di rivincere questa tappa, già 2 allunghi. Andiamo da Andrea De Luca. Per segnalarvi, in difficoltà hanno perso una decina di metri rispetto al gruppo Maglia Rosa anche Arroyo e Thiago Machado della Radio Shack, mentre Garzelli ormai ha un bel ritardo e quindi non credo possa assolutamente rientrare, mentre sta cercando di rientrare sul gruppo Maglia Rosa, un gruppetto di corridori tra cui vedo anche Stortoni della Colnago. A voi la linea. Grazie Andrea, abbiamo visto anche per quanto riguarda la Catiuscia Dani Moreno, parlottano invece in testa al gruppo dei battistrada Popovic e Kirienka. Adesso è rimasto un vantaggio di 4 minuti e 25 secondi. Davanti al gruppetto Maglia Rosa si è portata la Liquigas. Nibali in seconda posizione, intanto continuiamo a vedere Popovic con Kirienka. Ruano raggiunto. Raggiunto José Ruano. Smith e Nibali. E questa è la prima volta davvero che vediamo in testa al gruppo lavorare per il suo capitano quando la strada si impenna Sylvester Schmid. Alla vigilia del Giro d'Italia era considerato lui l'uomo più importante, il luogotenente più prezioso per Vincenzo Nibali, considerando anche il grande lavoro che aveva fatto il polacco l'anno scorso per Ivan Basso nel Giro, vinto da Ivan Basso, invece penalizzato fortemente da una bronchite. In pratica adesso, nell'ultimo giorno di una tappa in linea del Giro d'Italia, lo vediamo là davanti, lui che invece ha dovuto stringere i denti addirittura in alcune occasioni per non finire fuori tempo massimo. Alla ruota Scarponi, poi vediamo Contador, Menchov, Ruano. Ottimo il ritmo di Schmid ed è anche per questo che si staccano tanti corridori. Eccolo lì Moreno, Fernandez e Team Katiuscia, c'è anche Sella. Esatto, sta perdendo contatto anche Sella, così come sta perdendo contatto Davide Arroyo, numero 121 della Movistar. Sempre Schmidt si volta indietro per vedere quanti corridori sono rimasti nel gruppo dei migliori. Sono rimasti una quindicina. Andando a scorrere dietro per vedere chi sta perdendo contatto in questo tratto della salita, abbiamo visto per la Movistar David Arroyo, secondo l'anno scorso al Giro d'Italia, alle spalle di Van Basso. Sono 10 km e 700 metri in asfalto, 7 km e 800 su strada bianca. Questo con il 211 del team Radio Shack è Thiago Machado, doveva essere l'uomo di classifica della Radio Shack, fra l'altro in molti se lo aspettavano e lo avevano pronosticato come il nome nuovo del un grande giro, invece fin da subito in difficoltà Thiago Machado. Adesso al comando si è portato Kirienka con il giovane Betancourt. Questa è la testa della corsa, Basila Kirienka, Carlos Betancourt, colombiano, il più giovane in assoluto al Giro d'Italia.
hanno preso un margine di una decina di metri nei confronti degli altri uomini che erano con loro in fuga. Davanti sono rimasti Ulissi, Betancur, Kirienka, poi Minguez, Seldryers e Popovic. Anton Maglia Euskaltel, eccolo con il numero 51, il vincitore della tappa dello Zoncolan nella salita più dura, più difficile d'Europa. È stato il primo in cima alla Kaiser, così l'imperatore ha ribattezzato lo Zoncolan. Ieri ha preso una bella batosta Anton, perché è arrivato a Macugnaga con un ritardo di 19 minuti e mezzo da Paolo Tiralongo, e anche oggi fin dall'inizio del Colle delle Finestre è in difficoltà. Ottima, ottima la pedalata di Kirienka, molla Betancur, l'avevamo detto, tra i corridori al comando l'unico che potrebbe tenere proprio lui, Kirienka. Quasi la Kirienka è da solo al comando di questa tappa, sta cercando di tenere duro Betancur. Noi torniamo da Paolo Savoldelli. Kirienka sta facendo un grande passo, ha fatto lavorare Popovic che, nonostante la sua esperienza e varie volte che lo trovo in fuga, ha sempre speso veramente troppo. Dietro Kirienka, Betancur, poi c'è Minguez che ha provato a rientrare su di loro, e Ulissi che si sta sganciando in questo momento e sta cercando di salire col proprio passo, mentre si è staccato completamente Mazzanti e anche Vizioso. A voi la linea. Grazie Paolo, e qua torniamo invece con le immagini su quello che sta succedendo dietro con il gruppo, con tutti i migliori, perché lo avevamo detto anche nel corso della nostra lunga diretta su Rai Sport 1 stamani, potremo assistere anche a una doppia corsa, quella dei fuggitivi, quella degli uomini di classifica. Così è, anche se gli uomini di classifica hanno ancora la possibilità di andare a riprendere tutti i fuggitivi. Questa è la coda del gruppo della maglia rosa con Dupont della Gdeser, numero 15, ora in ultima posizione, davanti a lui con il 62 Carlos Sastre della Geox. Andiamo da Andrea De Luca. Sì, siamo dietro al gruppo che è tirato in questo momento da Schmitz, poi c'è Nibali dietro, poi Purito Rodriguez, Alberto Contador, Denis Menchov, poi vedo Kreuziger, vedo Cadré, vedo un compagno di squadra di Cadré che è Dupont. A chiudere il gruppetto in questo momento c'è Tiralongo, bravissimo, c'è anche un corridore della Colnago che è Brambilla, anche lui molto bravo a rimanere qua con i migliori, c'è Nieve della Euskaltel Euskadi, poi vedo anche il Kreuzweg della Rabobank, e dovrei averli detti tutti, naturalmente c'è anche José Ruano. Dovrei averli detti tutti i corridori che compongono il gruppo Maglia Rosa. 20 metri più dietro Ricci Porte della Saxo Bank. A voi la linea. Grazie Andrea, e noi torniamo a seguire Vasil Kirienka, da solo il bielorusso della Movistar al comando della corsa. Il suo vantaggio 3 minuti e 55 sul gruppo della Maglia Rosa. 30 anni, quest'anno vincitore di una tappa al Giro dei Paesi Baschi, oro ai campionati del mondo su pista nella individuale nel 2008, vincitore già di una tappa al Giro, sempre nel 2008. In molti se lo aspettavano in questa ultima settimana di Giro d'Italia all'attacco. Vasil Kirienka non è riuscito ad entrare nella fuga decisiva due giorni fa, non ci è riuscito ieri nella tappa di Macugnaga. Beh, fallita la prima, fallita la seconda, era scontato che oggi sarebbe entrato nella fuga giusta. E come vedete non sta perdendo tanto, 40 km all'arrivo, il problema è che ci sono ancora 13 km di salita per lui. Schmidt al lavoro per Vincenzo Nibali, che ritrova nell'ultima giornata con la possibilità di attacco ad Alberto Contador, uno dei suoi gregari più preziosi. Domani ricordiamo il gran finale con la cronometro individuale di Milano, beh, anche quella una frazione sulla carta favorevole ad Alberto Contador. Rischiano di perdere contatto adesso Tiralongo, maglia Astana, vincitore della tappa di ieri, e Nieve, lo avete visto con la maglia arancione della Euskaltel, Nieve che è in classifica generale perché lo spagnolo, il basco dell'Euskaltel, è in sesta posizione. Savoldelli, a te. Non vediamo più Kirienka qui, io mi trovo alle spalle di Ulissi, di Betancur e di Minguez. Ulissi che sta correndo veramente bene, non ha mai risposto a nessuno scatto, e adesso si è portato lui all'inseguimento di Kirienka. Sale con una buona andatura, qui siamo in un tratto di strada intorno al 10%. Ci sono tanti tornanti che permettono di recuperare un po', e per fortuna
ci sono anche tante piante che danno ombra. Bravissimo Ulissi, nonostante non abbia una grande esperienza, corre molto bene, mentre in questo momento Betancourt è sulla sua ruota e stanno salendo insieme, sta perdendo contatto su di lui Minguez. Non vediamo più Kirienka, come vi ho già detto, che sta salendo con un altro passo in confronto a questi atleti. A voi. Davvero bello vedere Kirienka con una pedalata ancora molto molto agile, la caratteristica di questa salita. In questo tratto ci sono 29 tornanti nello spazio di 3 km. Davide, abbiamo detto della classifica generale, del sesto posto di Nieve, che adesso ha perso contatto, sta rischiando di perdere le ruote del gruppo dei migliori anche Hubert Dupont della Age Desert. Sesta posizione per Nieve, che in classifica ha un ritardo di 10 minuti e 8 secondi da Contador. Non mi sembra di aver visto Sipsov, ma chiediamo conferma ad Andrea De Luca, a te. Non puoi averlo visto, Francesco, perché Sipsov si è staccato quasi subito all'inizio della salita al Col delle Finestre. Dopo 2 chilometri non è riuscito a tenere il ritmo imposto da Sylvester Spitz, quindi sta perdendo moltissimo, perché io adesso volgo lo sguardo giù, ci sono i tornanti che mi permettono di guardare e non lo vedo, quindi tantissimo ritardo. Sastre e Menchov sono nel gruppetto maglia rosa. Perfetto, grazie Andrea per questa precisazione importante, perché Sipsov è al quinto posto in classifica, dunque per quanto riguarda i primi 10 potrebbe creare dei bei sconvolgimenti questa tappa. Intanto nuovo attacco ed è il terzo di José Ruano. Joachim Rodriguez all'inseguimento. 3.54 intanto il vantaggio di Kirienka sul gruppetto con tutti i migliori. Quello che vediamo adesso inquadrato è Rodriguez, il primo che si sta riportando sotto, e queste sono tutte accelerate, sono tutte stilettate che stanno creando ulteriore selezione. Per il momento Dupont, compagno di squadra di Gadré alla Age Desert, sta cercando di resistere, sta stringendo i denti. Con Joachim Rodriguez c'è anche Denis Menchov. E stanno andando a riprendere adesso volta a volta gli altri uomini che componevano la fuga di stamani. Ma vengono ripresi, quindi Ruano, Joachim Rodriguez e Menchov, raggiunto dal gruppo maglia rosa, tirato sempre da Schmidt. Con le immagini siamo tornati su Vasila Kirienka, grande attaccante, grande coraggio per questo ragazzo, per questo bielorusso della Movistar. Un ottimo corridore, quest'anno vincitore di una tappa al Giro dei Paesi Baschi, un corridore che vince poco ma sempre presente, aiuta gli altri, vince, vince su strada, vince su pista e potrebbe tener duro in questa lunga salita verso il Gran Premio della Montagna, del Colle delle Finestre. Certo, qua guardate la strada, se si ferma un ammiraglia rischia di essere un problema per tutti. Si sta staccando Carlos Sastre, un Giro d'Italia da dimenticare, quello dello spagnolo della Geox, e rischia, almeno lì in fondo al gruppo, anche Roman Kreuziger. Sta tenendo a denti stretti anche Gianluca Brambilla, potrebbe staccarsi tra un po', ma è ancora con i migliori. Questo è Nieve, siamo a 40 km dal traguardo per lo spagnolo dell'Euskaltel. Andiamo da De Luca. Sì, allora si sono staccati Simon Wilau, che era stato bravo a rientrare ma poi non ha retto il ritmo, Roman Kreuziger e Dupont. In questo momento hanno un distacco di una cinquantina di metri dal gruppetto che è chiuso da Brambilla, mentre Tiralongo è 10 metri dietro al suo capitano Kreuziger e sale del suo passo 100 metri dietro Antona, che ha trovato l'appoggio di Nieve. A voi la linea. Con Brambilla sono 11 i corridori di questo gruppetto. Brambilla è lì nelle ultime posizioni, resiste anche Carlo Sastre, poco più avanti maglia Age Desert, numero 16 per Gadré, con la maglia della Catiuscia invece vedete Rodriguez, poi Ruano con Contador. Adesso è rallentata, è cambiata, è diminuita un po' la velocità. È riuscito proprio per questo a rientrare Brambilla, che aveva perso qualche metro, ma riperde terreno Brambilla. Sì, si sta staccando adesso Gianluca Brambilla, lo vediamo bene da questa inquadratura da dietro, è sempre lì a 5-6 metri, però insomma rischia forte adesso di perdere contatto. Deve fare i conti con la distanza.
Il Gran Premio della Montagna è a 27 km dall'arrivo. Lo abbiamo detto fin da stamani, Davide, questa è l'ultima salita vera del Giro d'Italia, però non dimentichiamoci che non finisce la strada in ascesa qua al Colle delle Finestre, perché comunque non ha le stesse pendenze, ma c'è salita anche fino al Sestriere. Gran Premio della Montagna di seconda categoria. Sono 15 km, i primi 6 facili, gli ultimi 8 un po' meno, con pendenze che sono intorno al 6%. Eccolo qui Anton che si è messo al servizio di Nieve. Anton, numero 51, capitano alla vigilia del Giro d'Italia dell'Euskaltel, vincitore della tappa dello Zoncolan, al servizio ora di Nieve, che ha vinto il tappone dolomitico, quello con arrivo al rifugio Gardeccia, e che è sicuramente messo meglio in classifica perché, ve lo ricordo, è in sesta posizione. Quindi per il momento in difficoltà il quinto ed il sesto della generale, Sivstov e Nieve. Guardate la bellezza di questi tornanti che si snodano nel bosco salendo verso il GPM del Colle delle Finestre. Andrea De Luca, a te. Per segnalarvi il grandissimo lavoro che sta facendo Tiralongo in favore di Kreuziger, fanno parte del quartetto che provano a recuperare qualche metro nei confronti del gruppo Maglia Rosa, anche Simon Lau e Dupont. Adesso mantengono il loro ritardo nei 50 metri di distanza dal gruppo Maglia Rosa. A voi la linea. Qui possono salire con un 36-23, le pendenze sono intorno al 9-10%. Ancora Ruano, scatto numero 4 per il venezuelano dell'Androni Cip, che in pratica è stato il primo a prendere l'iniziativa. Appena è cominciata la salita, appena lasciata la statale 24, è svolta a sinistra dove è iniziata la salita del Colle delle Finestre, adesso ci prova per la quarta volta. Davanti invece non ci ha messo molto a fare il vuoto, a liberarsi degli altri compagni di fuga, Vasil Kirienka, che è sempre da solo al comando di questa tappa. 37 chilometri che mancano alla conclusione. Ancora un paio di chilometri su asfalto e poi comincia la strada bianca. Questo è Ruano. E questo potrebbe essere lo scatto buono di Ruano, perché adesso lo ha preso un discreto vantaggio, lo ha preso un discreto margine il venezuelano, i due della Liquigas che sono Schmidt e Nibali. Avete visto Scarponi con Contador, con Menchov. Tanto rimane fermo il nostro elicottero per avere anche una situazione più chiara dei vari distacchi, delle varie fasi della corsa. Tira lungo Kreuziger. C'è anche Dupont e Samuel Lau. L'uomo della Movistar era Samuel Lau, in ultima posizione invece è transitato il francese della AG Desert, Hubert Dupont. Dunque una classifica che per il momento rimane cristallizzata per quanto riguarda le prime quattro posizioni, che però stasera potrebbe essere diversa, molto diversa, dalla quinta posizione in giù. L'ammiraglia si è fermata per dare una borraccia a Ruano, gliel'ha passato il meccanico. E via, si riprende a salire. Non era adatto, non si era presentato in grandissime condizioni fisiche José Ruano, che è sotto antibiotici in pratica da 3-4 giorni per colpa di una leggera forma di bronchite. Ieri aveva perso 2 minuti e mezzo, 2 minuti e 20 per la precisione, nella tappa di Macugnaga, però probabilmente o si ricorda di quello che è successo 6 anni fa e dunque ha uno stimolo anche mentale in più, oppure insomma gli antibiotici lo hanno messo abbastanza a posto, perché qua sta facendo scatti uno dietro l'altro, è stato il primo, 1, 2, 3 al quarto, potrebbe essere, così sembra, quello buono. Sta salendo alla grande, come sta salendo ancora molto molto bene Schmidt per aiutare un possibile attacco di Vincenzo Nibali. Scarponi attentissimo nella ruota di Vincenzo Nibali. Ne mancano tanti ancora di chilometri al GPM, Davide. Per loro sì, una decina, qualcosa in più, perché i 36,9 sono riferiti a Kirienka. Andiamo da De Luca. Sì, per segnalarvi che Brambilla sta facendo l'elastico, si stacca 10 metri poi riesce a rientrare. Probabilmente Smith negli ultimi chilometri, nell'ultimo chilometro ha calato molto la velocità.
A voi la linea. Grazie, grazie Andrea. Intanto sta per essere ripreso Mazzanti, già ripreso Vizioso da Ruano, e questo è quello che significa avere un compagno di squadra in fuga che poi possa fargli da punto di riferimento. Quello che sta succedendo tra con Vizioso per Ruano. Dietro Ghirienka con un ritardo di 1 minuto e 16 ci sono Betancourt e Ulissi. Tattica importante quella della Androni Cipi, questo invece è il quartetto dei ritardatari con Tiralongo e Kreuziger, sono i due della Stana in prima e in seconda posizione, poi Samoilau e Hubert Dupont. Importantissimo per Ruano aver trovato davanti a sé Vizioso, che adesso per qualche centinaio di metri può farlo rifiatare. Esatto, per qualche centinaio di metri, forse per un paio di chilometri, Vizioso può scandire il ritmo. Vizioso sapeva che stava arrivando a Ruano e secondo me qualche chilometro lo ha fatto per recuperare, quindi con una velocità moderata. Eccola qua la coppia dell'Androni Cipi, adesso sta dando tutto Angel Vizioso, vincitore della tappa di Rapallo, per cercare di tirare su il suo capitano quest'oggi, l'uomo di classifica dell'Androni, José Ruano, che dunque può stare un po' a ruota e poi magari provare un nuovo affondo. Vedete anche in questo caso l'ammiraglia della Liquigas che si è fermata per dare un paio di borracce a Schmidt e Nibali. È stato raggiunto nel frattempo Luca Mazzanti, raggiunto e superato dal gruppo Maglia Rosa. Minguez quarto con un ritardo di 1 minuto e 35, a 1 minuto e 45 troviamo Vorgano, Jouffre, Popovic e Seldraier. Dunque in pratica si è sfaldata la fuga che ha caratterizzato la prima parte della giornata, adesso viene ripreso anche Vöckelen della Bacan Soleil, sempre l'azione di Sylvester Schmidt in testa al gruppo con tutti i migliori della classifica, con Nibali, Scarponi, Contador, con Menchov e con Kreuzweg. Cristiano Salerno ha un ritardo di 3 minuti e 18, Langa 3:28. Ha mollato Vizioso, il suo lo ha fatto per un chilometro e mezzo, diciamo, sì. È stato davanti, può essere stato sufficiente comunque per Ruano per riprendere fiato e adesso ripartire magari con un nuovo affondo. José Ruano è all'inseguimento di Ghirienka alla testa della corsa. Ghirienka, 1 minuto e mezzo di vantaggio. Ruano ha un ritardo di 4 minuti. Lo abbiamo visto bere spessissimo José Ruano. Sì, perché probabilmente nella borraccia non c'è solo acqua ma anche zuccheri, maltodestrini. In quest'ora, in questi 18 chilometri, impossibile mangiare, dalla GPM mancano ancora 27 chilometri ed è fondamentale alimentarsi non con cibi solidi ma liquidi. Questa è la parte finale del gruppo della Maglia Rosa con Joachim Rodriguez. È rientrato anche Brambilla, è rientrato anche Carlo Sastre. Andiamo da De Luca. Sì, per segnalarvi, in questo momento hanno raggiunto Vizioso il gruppo Maglia Rosa. Per un attimo hanno visto anche Ruano, che ha un vantaggio quantificabile in 300 metri. A voi la linea. Esatto, 30 secondi il vantaggio di Ruano nei confronti del gruppetto Maglia Rosa. Non toglie nulla dalle vostre tasse, quello che vi devono togliere già ve l'hanno tolto, ma è importante dare... Sono rimasti in 11 nel gruppo di Alberto Contador e questo è Ruano. Vediamo alle sue spalle se sbuca il gruppo della Maglia Rosa. Adesso è un po' calato il ritmo di Schmidt, questo ha permesso a Sastre e a Brambilla di rientrare. Molto bravo anche Kreuzweg, Rabobank. Probabilmente Davide, o meglio ci sta, che presto perda di nuovo contatto Gianluca Brambilla, però davvero bravissimo questo ragazzo. Non e non solo per quello di oggi, per quello che sta facendo oggi. È giovane. È un corridore che si è messo in mostra in tante tappe, non ha mai avuto paura, è andato all'attacco nella tappa dello Zoncolan, è andato all'attacco in altre tappe,
Ed è un corridore che sinceramente mi ha sorpreso, perché non pensavo potesse avere una resa così in questa salita. Ecco, qui comincia la strada bianca, meno di 8 km al GPM. Si lascia l'asfalto e si entra, possiamo dire, nella storia del ciclismo, come sempre quando si lascia appunto l'asfalto e si va sulla strada bianca, anche se questa è soltanto la seconda volta che viene affrontata questa salita. Sono 10. Schmid, Nibali, Scarponi, Krosvec, Contador, Gadré, Rodriguez, Menchov, Sastre e Brambilla. Torniamo da Paolo Savoldelli. Siamo sullo sterrato, sistemato molto bene, è stato rullato perfetto, non ci sono sassi, non è asfalto, ma devo dire che è stato sistemato molto bene. Certo, i corridori più tardi arrivano e più lo troveranno in brutte condizioni, perché al passaggio dell'ammiraglio e delle moto si rovina un po'. Tanta gente, nonostante qui non si possa salire, Kirienka sta salendo con un buon passo agile, c'è il vuoto dietro di lui anche se la sua azione non è più così incisiva, ha il rapporto più agile dietro, un 27 circa, però si sta gestendo bene. Adesso mi fermo e vado a vedere un po' i corridori di classifica dietro. A voi. Grazie Paolo, intanto Ruano li sta riprendendo via via a tutti, adesso ha recuperato anche su Salerno, che presto dunque sarà ripreso anche dal gruppetto con tutti i migliori, il gruppetto nel quale ci sono i suoi compagni di squadra Schmid e Nibali. Controlla Alberto Contador, 35 km al traguardo per Kirienka, ancora 7 km, qualcosa meno di salita. Lo vediamo anche da queste inquadrature, è sterrato sì, però è davvero in ottime condizioni, come ci avevi detto Davide e come ci ha appena confermato Paolo Savoldelli. Ulissi e Betancur hanno un ritardo di 1 minuto e 50 secondi, molto bravi questi due giovani, sono i più giovani del giro, Ulissi e Betancur. Vediamo cosa succede dietro il gruppo della Maglia Rosa, beh davvero qua ormai siamo verso il... andando in picchiata questi altri nel gruppetto con tiro longo, Kreuziger con Samoilau e con Dupont. Vedete Vizioso che non ce la fa più, viene ripreso anche da questo quartetto. Qua Davide, per quanto riguarda le posizioni di rincalzo, rischia adesso di sparire dai primi 10 anche Nieve, così come Sipsov. Esatto. Beh, ci ha raccontato De Luca che Sipsov si è staccato subito e quindi potrebbe accusare un pesante ritardo. Mazzanti che viene ripreso da Anton Nieve. 34 km e mezzo per la testa della corsa, la conclusione dunque per Vasil Kirienka. Il primo piano di José Ruano invece ora è all'inseguimento del bielorusso, anche se tra lui e la testa della corsa ci sono altri corridori che facevano parte della fuga iniziale. A 2.10 Minguez e Seldraiers, a 2.42 Borgano, Jufra, Popovic. Il testa a testa tra Nibali e Scarponi continua anche adesso, così come è in classifica. Ricordiamo che nella classifica generale, appunto, i due sono divisi da soltanto 34 secondi. In difficoltà Brambilla, in grande difficoltà Gianluca Brambilla, però bravissimo almeno per ora e non lo perde il gruppetto dei migliori. Rimane lì, perde 3-4 metri, ma poi si riporta sempre sotto. Anche Ruano sta entrando ora nel tratto inesterrato. Non ha guadagnato tanto nei confronti di Kirienka, 3 minuti e 50 i secondi il ritardo per Ruano all'ingresso dello sterrato. Comunque Davide, Kirienka sta andando alla grande davvero. Ma non mi sorprende, perché anche quando vinse la tappa di Montepora tenne benissimo negli ultimi 20-30 km. Corridore che, come Vironk, sono quegli atleti che quando sono in fuga difficilmente sbagliano i conti, poi se arrivano più forte da dietro ok, però lui non cederà di schianto. Kirienka è sulla sinistra del nostro teleschermo, ora sdoppiato sulla destra c'è José Ruano, tra i due 3 minuti e 50 secondi. 4 minuti e 40 secondi il ritardo del gruppetto Maglia Rosa, vuol dire che Ruano ha guadagnato 50 secondi. 48. Anche gli uomini di classifica, il gruppetto che è sempre tirato da Schmidt sta arrivando, arriva ora nel tratto inserrato del Colle delle Finestre. E tra un po' dovrebbero questi corridori riprendere Cristiano Salerno, compagno di squadra di Nibali.
è lì a pochi secondi. Tiene ovviamente anche John Gadret in questo gruppo, che comprende Rodriguez, Menchov e comprende sempre anche Sastre e Brambilla, perché Brambilla è sempre là in ultima posizione ma è a soltanto 2 metri di ritardo. È il corridore più leggero del giro, 48-49 kg. José Ruano, che secondo le statistiche ufficiali è 1,62 m, secondo molti un po' meno, sì, con i tacchi, insomma, con una scarpa bella col tacco, arriva a 1,62 m. Paolo Savoldelli. Mi sono fermato e ho preso i tempi, Kirienka è passato con 2 minuti e 05 su Betancourt e Ulissi, 2 minuti e 20 su Seldraier Minguez, 3 minuti su Popovic e Vorganov e Giuffre e a Ruano a 3 minuti e 48 secondi. Sta salendo molto bene, sta rilanciando molto agile, però il vantaggio di Kirienka comunque è molto elevato. Vedo qua sotto altri corridori che stanno arrivando, sta seduto sempre Ruano e pedala in agilità, rilancia l'andatura, ha ancora tanto da recuperare comunque. A voi la linea. Eh sì, perché 3 minuti e 48, 3 minuti e 50 sono comunque tanti. Sono più o meno un chilometro, perché qui non vanno i 20 all'ora, vanno più o meno ai 15. Intanto 4,40, il ritardo qua del gruppo dei migliori. Al cartello dei meno 35 al traguardo, 4,40 il ritardo del gruppo Magliarosa. Ha una grande qualità Brambilla, ok, è forte, ma riesce a sopportare molto bene la fatica. In situazioni del genere, a fine giro, una salita così con la strada bianca, sta dimostrando un carattere veramente particolare. Raggiunto adesso Salerno dal gruppo dei migliori. Salerno, che era stato l'uomo della Liquigas, inserito nella fuga iniziale per fare poi proprio qua sul Colle delle Finestre da punto di riferimento per il suo capitano per la prima volta, possiamo dire, nel momento chiave della tappa. La Liquigas non ha lasciato da solo Vincenzo Nibali. Oggi un grande Schmidt, eccolo là, sì. Cristiano Salerno. Vedremo se riuscirà a dare manforte alla... Dunque sono due. Dunque adesso sono due gli uomini a disposizione di Vincenzo Nibali. Non so quanto potrà resistere Cristiano Salerno dopo il grande lavoro che ha già fatto finora, però è importante per dare a sua volta un attimo di respiro a Sylvester Schmid. Restare davanti magari anche per un chilometro e mezzo, come aveva fatto Vizioso per José Ruano. Sastre, Rodriguez, Scarponi, Menchov, Brambilla, Gadré. Questa è la composizione del gruppo della Maglia Rosa, che comprende anche Kreuzweg, Contador ovviamente, Schmidt, Salerno e Nibali, i tre della Liquigas. C'è sempre, rimane l'ultima posizione, è vero, ma c'è sempre anche Carlo Sastre. Sì, per il momento è riuscito a stare con i migliori, si era staccato, però è riuscito a rientrare. Vedete, 36-25 il rapporto usato da Kirienka. E questa invece è la pedalata di Ruano. Si pedala sullo sterrato, si pedala nello splendore del ciclismo, qua sulla Colle delle Finestre. Andiamo da Paolo Savoldelli. Ruano sta per raggiungere Popovic, Vorgan e Giuffre, ormai ci sono 5-6 secondi, nettamente più alta la sua velocità, un po' di polvere sollevata da un'ammiraglia che è passata in questo momento da una moto. L'azione dei tre davanti è molto più lenta. Ruano, che ha trovato un passo regolare, sta salendo, adesso si alza di sella e sta pedalando regolare con un rapporto agile, sta cercando di salire al meglio che può ma senza fare delle accelerate. Probabilmente ha capito che deve, la salita è ancora lunga e si deve gestire bene. A voi la linea. Qua i fuori giri si pagano, anche perché la vetta è alta, 2170 metri. Davide, a proposito di questo, lo dicevi anche stamani illustrandoci le caratteristiche di questa salita e le caratteristiche della parte finale della tappa. Un fuorigiri adesso te lo porti dietro fino al sestriere. Lo paghi, perché se qui accumuli acido lattico, addio. Devi andare sul più regolare possibile, devi quasi quasi non pensare a quello che fanno gli altri. Ruano, tra l'altro, adesso ha la possibilità di andare su con il proprio ritmo, ha già staccato, ha dato più di un minuto al gruppo Magliarosa,
È un corridore leggerissimo, 49 kg, un corridore che va particolarmente bene su queste salite, però l'importante è non far fuori giri. Intanto ha raggiunto e staccato Giuffre, ha raggiunto anche Popovic e Borganov che per il momento riescono a restare sulla ruota di Ruano, il venezuelano dell'Androni CP. Il vantaggio di Kirienka su Betancourt e Ulissi, 2 minuti e 40 secondi. Betancourt e Diego Ulissi, il vincitore della tappa di Tirano, sono gli ultimi due, no? Mi sembra che sono nel mezzo tra Kirienka e Ruano. Ancora c'è sempre Salerno in prima posizione, sì, nel gruppo della maglia rosa, alle sue spalle Schmidt e poi Nibali, tre uomini della Liquigas, dunque è rimasto da solo Scarponi, così come è rimasto da solo anche Alberto Contador. Un saluto dal Colle delle Finestre, un ricordo ancora, una volta di più per Wouter Weiland, il 108 è Wouter Weiland, il numero con il quale è partito lo sfortunatissimo corridore belga da Torino. Per questo Giro d'Italia che è finito per lui, tragicamente nella discesa del Passo del Bocco, la terza tappa. 3 minuti e 42 secondi, il ritardo di Ruano. Qualcosa sta recuperando, sì, però sta andando su veramente in maniera eccezionale Vasil Kirienka. Paolo Savoldelli, a te. Ha staccato subito Borgano Giuvre Popovic, ho controllato, 48 secondi di vantaggio nei confronti di Betancourt e Ulissi, li ha visti per un tratto, ma dietro in questi tornanti vedo salire il gruppetto maglia rosa tirati dagli uomini della Liquigas e il loro passo è nettamente più alto, secondo me ora stanno recuperando su Ruano, vedo davanti proprio gli uomini della Liquigas, la velocità anche a vista d'occhio è nettamente superiore e si stanno riportando sotto. A voi la linea. Ritardo del gruppo maglia rosa, 4:45, vuol dire che Ruano ha un vantaggio di circa un minuto. Eh sì, appena sotto il minuto il vantaggio di José Ruano rispetto al gruppo della maglia rosa. Bravissimo anche Salerno, Davide, perché grande. Sembrava stesse là davanti 300-400 metri al massimo, invece è ancora lì a fare l'andatura. È ancora lì a fare l'andatura. E la sta tenendo anche alta. Mentre adesso con l'elicottero siamo andati a stringere su Tiralongo, su Kreuziger, Dupont, Samoilao, non c'è più Tiralongo. Non c'è più Tiralongo, non c'è più il vincitore della tappa di ieri, la tappa di Macugnaga, ha lavorato per Roman Kreuziger. Primo piano meritato per Cristiano Salerno. Eh sì, meritatissima davvero questa inquadratura, perché ieri abbiamo parlato tanto a lungo, giustamente, del ruolo, dell'importanza della vita del gregario. Oggi questa inquadratura se la merita tutta, un altro gregario splendido che è Salerno della Liquigas, dietro con la coppia della Euskaltel, Igor Anton e Nieve, Michel Nieve. Per Kirienka meno di 5 km al Gran Premio della Montagna. Lo scollinamento infatti sarà quando mancheranno 27 km alla conclusione. Qua siamo con il terzetto, grazie al nostro elicottero andiamo a scovare il terzetto con Roman Kreuziger, poi Samoilao e Dupont. Ancora una volta possiamo dire Roman Kreuziger, Giro d'Italia senza particolari acuti il suo, che dovrà puntare a chiuderlo entro la decima posizione, però possiamo dire ancora una volta Kreuziger respinto dalle grandi montagne, dalle grandi salite. Gli manca qualcosa, già due volte nei primi 10 al Tour, regolare, abbastanza regolare, ma non ha l'acuto, potrebbe, dovrebbe mantenere una posizione tra i primi 10 perché Nieve e Sipstov sono in difficoltà, però sinceramente pensavo che potesse fare qualcosa di meglio. Davanti rilancia la propria azione Vasil Kirienka e noi torniamo da Andrea De Luca in corsa. Si sono ghiacciate le posizioni qua nel gruppo maglia rosa con Salerno che sta facendo un lavoro impressionante. Proprio il lavoro di Salerno l'ha pagato Brambilla, perché quando è arrivato il compagno di squadra Nibali a tirare il gruppetto, il corridore della Colnago non ce l'ha fatta più a tenere il ritmo, adesso si è staccato definitivamente. Le posizioni sono cristallizzate con i due compagni di squadra a scortare Vincenzo Nibali che occupa fisso la terza posizione. Poi abbiamo Kruiswijk, abbiamo Scarponi, abbiamo Contador, la maglia rosa pedala sempre molto bene, agile in mezzo al gruppetto Gadré,
chi fa fatica ma rimane lì con i denti è sempre Sastre, che non ha mai abbandonato praticamente l'ultima posizione del gruppetto. Appena davanti a lui c'è Denis Menchov. Adesso la vallata si è aperta e quindi hanno potuto vedere davanti a loro per la prima volta Ruano, e adesso vedono anche gli altri fuggitivi che avranno un vantaggio di, scusate, quelli che facevano parte della fuga, che avevano un vantaggio. Vedo Popovic, se non sbaglio, davanti a lui qualche centinaio di metri, avrà una cinquantina di metri di vantaggio. A voi la linea. Grazie Andrea, gran finale dunque di questa 20ª tappa, la tappa del Sestriere, la tappa del Colle delle Finestre. Ci avviciniamo al Gran Premio della Montagna, dunque è il momento per noi di andare con Giro all'Arrivo, l'ultima parte della nostra diretta, come sempre preceduta dalla campagna promossa da Rai Sport sulla sicurezza in collaborazione con il Ministero degli Interni, la Polizia Stradale, la Federazione Ciclistica Italiana. Spot sulla sicurezza dunque e poi Giro all'Arrivo per seguire questa tappa che sicuramente saprà regalarci emozioni. 20ª tappa da Verbania a Sestriere, 242 chilometri, è l'ultima frazione in linea del Giro d'Italia prima della crono conclusiva di domani a Milano. Siamo sulla Colle delle Finestre, si torna qua sullo sterrato del Colle delle Finestre esattamente 6 anni dopo. C'è Vasil Kirienka da solo al comando, Ruano protagonista di questa frazione il 28 maggio del 2005 è di nuovo all'attacco, all'inseguimento del bielorusso della Movistar. Raggiunto e superato Ulissi, anche Seldraiers e Minguez, li vedete là in fondo, con lui adesso Betancourt. Betancourt è stato l'ultimo che ha ceduto sotto la progressione di Vasil Kirienka, dietro invece il gruppo con i migliori, con Alberto Contador, Nibali, con Scarponi, Menchov, Sastre, a disposizione due compagni di squadra, Vincenzo Nibali, e sono Cristiano Salerno, che faceva parte della fuga iniziale che ha animato la prima parte della tappa, e Sylvester Schmidt. Il gruppo Maglia Rosa ha un ritardo di 4 minuti e 50 secondi da Kirienka. C'è anche Joachim Rodriguez nel gruppo con tutti i migliori e c'è anche l'olandese Krosvek con John Gadrail, quarto della classifica generale, a 2 minuti dal podio, a 2 minuti da Vincenzo Nibali in classifica. Meno di 3 chilometri al Gran Premio della Montagna. Transita infatti adesso Vasil Kirienka sotto il cartello che indica i meno 30, dunque 3 km alla GPM, lo scollinamento sarà a quota 2178. Una delle immagini più belle, questa che ci arriva dalla Colle delle Finestre, dove si scopre l'epica del ciclismo, la sofferenza dei corridori, la passione del pubblico, l'amore dei tifosi per questo sport che regala sempre grandi emozioni. Anche se la classifica sembra blindata, è blindata perché Alberto Contador ce l'ha in pugno questo Giro d'Italia, considerando che in classifica ha un ritardo sul secondo, che è Michele Scarponi, di 5 minuti e 18, 5:52 sul terzo, che è Vincenzo Nibali. Si è spostato Cristiano Salerno, è tornato al comando Sylvester Schmidt. Terminato il lavoro, sta logicamente perdendo contatto. Bravissimo Salerno. In corsa con Andrea De Luca. Allora, gruppo Maglia Rosa, lo vedete inquadrato. Dietro il gruppo Maglia Rosa, con un distacco di 400 metri, c'è Brambilla. Dietro Brambilla c'è un terzetto che sta rinvenendo sul corridore della Colnago, tirato da Kreuziger con Dupont della Gedoser e Simon Lau della Movistar. Dietro 200 metri a questo terzetto ci sono i due corridori, una macchia arancione nella montagna delle Euskaltel Euskadi con Igor Anton e Nieve. Questa è la situazione. Dietro Igor Anton e Nieve ho potuto guardare per parecchie centinaia di metri, non si vedeva proprio nessuno. A voi la linea. Grazie Andrea, eccoli qua gli indiani, li abbiamo visti con questa inquadratura come in un film western, no? In cima ad un canyon ad aspettare minacciosi, non che arrivino i nostri ma che arrivino loro, questi altri eroi, perché stanno facendo anche oggi delle cose eccezionali. Dopo quasi 3500 chilometri questi ragazzi, questi corridori, dopo aver preso
preso l'acqua dopo aver dovuto sopportare anche da un punto di vista psicologico quello che ha riservato di drammatico. Questo Giro d'Italia adesso stanno regalando un'altra giornata splendida da un punto di vista delle emozioni, dello spettacolo, dell'agonismo. Questo, Davide, come abbiamo visto ieri sotto il diluvio di Macugnaga, questo è il ciclismo più bello. I corridori devono rimanere concentrati, non guardare troppo in alto, perché quando vedi gli indiani lassù e pensi ma io devo arrivare fin lassù, ce la farò. Vasilia Kirienka è partito in pratica da solo, sgretolando sulle prime rampe del Colle delle Finestre. La fuga di cui faceva parte erano in 13 al comando, ben presto è rimasto da solo e adesso lo sta scalando in solitaria questa strada tracciata nel 1700 che conduce alla Forte di Fenestrelle. Andiamo da Paolo Savoldelli. Mi trovo proprio alle spalle di José Ruano con sulla sua ruota Betancourt, sta salendo ancora con un buon passo ma non vede Kirienka, nonostante che siamo in un tratto di strada molto aperto. Kirienka ha un grandissimo vantaggio e questo sicuramente psicologicamente lo penalizzerà. Vedo dietro anche il gruppo della Liquigas, in precedenza avevo controllato il tempo, era 1:05 da Ruano, gruppo Liquigas però che gruppo Liquigas e maglia rosa, che però l'andatura era calata, non era più quella di qualche chilometro fa. Ho visto anche Ulissi fermarsi, non sono riuscito a capire se si è rialzato per aspettare Scarponi o se è andato in crisi perché di colpo ha rallentato la velocità. A voi la linea. Grazie Paolo, intanto è meno 30, 3:51 il ritardo di Ruano, alla cui ruota rimane incollato Carlos Betancourt. Questo ragazzo ha un futuro eccezionale davanti, ha 21 anni, Davide. Ha 21 anni e al termine di un Giro d'Italia così difficile, tener duro su una salita così lunga, beh, ha sicuramente dei numeri, lo vedremo nei prossimi anni ancora più forte. Questo è il gruppo della maglia rosa. Vedremo anche il ritardo di Contador, Scarponi, Nibali, Gadré, Rodriguez, Menchov, Sastre, dedicato a Savoldelli. Viva il Giro, vola Falco, perché qua ha sofferto, ma proprio qua nel 2005 lo ha conquistato il suo Giro d'Italia. Paolo Savoldelli, immaginiamo le sue emozioni, le sue sensazioni, chissà cosa proverà oggi Paolo sotto la tuta da motociclista, seguendo lì proprio nel vivo della corsa questa tappa. Paolo, a te. Cambia tutto, adesso sono impegnato a capire un po' la corsa, allora stavo cercando di non perdere il giro, questo era stato il momento cruciale perché qui avevo visto la cima, guardando il mio contachilometri avevo impostato il tempo e avevo controllato il distacco che avevo tra i primi, tra Di Luca, tra Simoni, e avevo capito che ero lì per perdere la maglia rosa, anche perché non funzionava bene la radio, non eravamo aggiornati perfettamente e avevo da solo avevo cercato di capire. Qua avevo trovato qualcuno che mi dava una mano, anche se poi è stato salendo dal Sestre dove ne ho giovato veramente. Uno spettacolo, si vede tantissima gente, da qui si vede proprio tutto perché vedo anche gli uomini della Liquigas dietro con Smith che sta tirando e Ruano in questo momento sta rilanciando l'andatura sempre agile, incredibile anche Betancourt, questo giovane che riesce a stare sulle sue ruote. A voi la linea. Esattamente un chilometro di vantaggio per Kirienka nei confronti di Ruano Betancourt, 800 metri al GPM per il primo. 5:42 il ritardo del gruppo della maglia rosa. Kirienka sta facendo davvero una cosa fantastica, oggi è lui che probabilmente, anzi sicuramente, transiterà per primo al Gran Premio della Montagna del Colle delle Finestre, partito da solo appena la strada ha cominciato ad impennarsi, lasciata la statale 24 a Sosa. Borganov si sta per staccare anche dal gruppo maglia rosa. Rimane lì in penultima posizione con il 62, l'avete visto, Carlo Sastre davanti al suo capitano Denis Menchov. Davanti al gruppo della maglia rosa invece c'è sempre Sylvester Schmidt e un bravissimo Steven Krosvec. Niente da fare, Ruano non riesce a toglierselo dalla ruota Carlos Betancourt. Torniamo da Andrea De Luca. Dietro il gruppo maglia rosa sta rinvenendo bene il terzetto composto da Kreuziger, Saimolao e Dupont, che hanno raggiunto e staccato Brambilla. Dietro ho visto sempre i due dell'Euskaltel,
insieme a un corridore della BMC. Mentre per quanto riguarda lo scenario è veramente impressionante, perché i corridori hanno la possibilità di vedersi uno con l'altro anche a distanza di centinaia di metri. Siamo arrivati a quota neve ormai, quindi ai bordi della strada sterrata ci sono i cumuli di neve e i corridori possono vedere davanti a loro questa salita che è veramente infinita, non finisce mai, sinergica, molto larga, e vedono uno con l'altro proprio visivamente il distacco che hanno nei confronti di chi li precede. A voi la linea. Ha perso contatto adesso Carlos Betancourt, è rimasto Ruano da solo nel seguimento di Vasil Kirienka. Abbiamo visto anche l'inquadratura dall'alto del Forte di Fenestrelle. Adesso però noi dobbiamo lasciare la parola a loro, la parola al popolo del ciclismo. Che spettacolo, veramente uno spettacolo eccezionale quello che stiamo vivendo anche oggi sulla Colle delle Finestre. Attenzione, perché dietro nel gruppo della Maglia Rosa ci sono attacchi con Rodriguez e con Crosswhite. Prosegue nell'azione Kirienka, siamo ormai in vista del Gran Premio della Montagna, 27 km l'arrivo. Tutta questa gente è salita o a piedi o in bicicletta, complimenti. Complimenti davvero, complimenti, sono queste le emozioni che solo il ciclismo, che veramente solo il ciclismo, l'unico sport che va dalla gente, può regalare. Siamo nel comune di Ossò, qua uno dei comuni più piccoli d'Italia con 172 abitanti, è qua che è posto il Gran Premio della Montagna, prima categoria, Colle delle Finestre. Attenzione, perché Contador si è portato su Yogi Rodriguez, è un po' in difficoltà Nibali. Sono in difficoltà Scarponi e Nibali, che adesso provano insieme a Gadré a riportarsi sul quartetto che aveva provato a portare via Joachim Rodriguez. Era stato lo spagnolo il primo a scattare, poi a rispondere Crosswhite con Contador. Pedalata legnosa per Nibali, adesso Scarponi si è ripreso, è riuscito a riportarsi sul gruppetto dei migliori. Nibali in difficoltà. Nell'ordine abbiamo visto Rodriguez con Crosswhite, Menchov, Contador, Gadré, Scarponi e Nibali. Nibali che sta rischiando di perdere contatto qua allo sterrato e anche in condizioni peggiori. Ed è anche il tratto più difficile, qui le pendenze superano il 10-11%. Joachim controlla, così come Crosswhite. Ha perso contatto Vincenzo Nibali, ha perso contatto Nibali, vede là davanti gli altri uomini che erano con lui fino a 500 metri fa, ma adesso ha una cinquantina di metri di ritardo dal gruppetto con Contador e con Scarponi. Stanno andando a riprendere intanto Rodriguez e gli altri con tutti gli uomini di classifica, Minguez che faceva parte della fuga di stamani, Joachim Rodriguez prova ad allungare ancora, Nibali ora è costretto ad alzarsi sui pedali, aveva sempre risolto con una scelta tattica ben precisa, con un atteggiamento tattico ben preciso Nibali, quello di andare su con il proprio passo. E adesso sta patendo le rampe finali di questo Colle delle Finestre, siamo adesso su Ruano. In vista ormai del Gran Premio della Montagna, anche il gruppo con Alberto Contador, che ha già passato il cartello che indica un chilometro al GPM. Andrea De Luca, a te. Siamo proprio dietro Vincenzo Nibali, che l'abbiamo visto più volte anche grazie al tornante alzare lo sguardo. Appariva sereno, anche se, come diceva Davide Cassani, non è molto fluida la sua pedalata, però appare sereno, probabilmente sa che finito questo chilometro inizierà la discesa del suo terreno. Sastre invece non ce l'ha fatta a seguire il passo, è proprio saltato. A voi la linea. Grazie Andrea, quasi abbiamo problemi ad ascoltare la tua voce, perché domina invece la voce della montagna, la voce dei tantissimi tifosi che sono arrivati qua in cima alla Gran Premio della Montagna, dove transita adesso, dove sta per transitare José Ruano. Vediamo all'ultimo rilevamento cronometrico, aveva 3 minuti e 51 da Kirienka. Scalata straordinaria da parte di Kirienka, non ha perso praticamente nulla, anzi in quest'ultimo tratto è riuscito a guadagnare addirittura nei confronti di tutti gli altri. Paolo Savoldelli, sulla tua salita, quella dove hai conquistato con il tuo atteggiamento il Giro 2005, vai Paolo.
Spettacolare la gente, spettacolare anche il posto qua, si vede tutta la salita, si vedono salire tanti corridori, si vedono per 2 chilometri, sembra uno stadio veramente. Ruano sta salendo molto bene, ormai è a 200 metri dal GPM, addirittura qui in un tornante la macchina di Bellini, dell'Androni Cipi, deve far manovra perché non riesce a farla in una volta. Ormai siamo nel tratto finale, non vedo più niente perché la gente è un muro in parte alla strada. A voi la linea. Qualcosa, grazie Paolo, qualcosa ha recuperato forse José Ruano. Aspettiamo il Gran Premio della Montagna, intanto ascoltiamo loro, i tifosi del ciclismo. Cosa faccio, Auro? Sto dietro. Adesso comincia l'asfalto, la discesa non è bruttissima, un po' stretta nella prima parte, poi c'è un falso piano e torna la discesa per altri 7-8 km. Nel complesso sono 9-10. Ha recuperato 6 secondi soltanto José Ruano a uno splendido Vasila Kirienka. Si è ricompattato dopo l'azione di Rodriguez e Crosswhite, il gruppo con tutti i migliori si è ricompattato ad eccezione di Vincenzo Nibali. Lo troviamo qua, sempre in difficoltà. Il siciliano della Liquiga Scandal, che adesso potrà almeno sfruttare le sue capacità, le sue potenzialità di discesista nel tratto dopo il GPM. Molto bravo anche Michele Scarponi, ha tenuto duro, ha sofferto un po' anche lui, ma qui chi non soffre? Soffrono tutti, soprattutto Nibali. Vedete adesso il fondo un po' più rovinato, adesso è riuscito comunque in quest'ultimo tratto a trovare un po' di ritmo. Ha trovato un po' di ritmo, sì, bravo Davide, proprio così, sembra aver trovato il ritmo Vincenzo Nibali, però l'abbiamo vista la sua sofferenza anche in quella curva per lo sterrato, ma non solo per lo sterrato, lì era proprio la fatica che quasi gli impediva di impostare la curva. Lì si contano i metri, speri che arrivi il Gran Premio della Montagna prima possibile, poi ci sarà la discesa con 30 secondi di ritardo, uno come Nibali avrà la possibilità di rientrare. E questo è il passaggio del gruppo di Contador al Gran Premio della Montagna, all'ultimo rilevamento avevano 5.42 da Kirienka, passano adesso con 5.20, dunque hanno recuperato una ventina di secondi da Kirienka. Massaggiatori per dare borraccia ai corridori, vediamo, non ha tanto, pochi secondi di ritardo per Nibali. Nibali che passa al GPM con 15 secondi da Contador e da Scarponi, dunque per lui la possibilità è concreta di poter rientrare in questo tratto in discesa. Facile per lui rientrare, continua nel frattempo l'azione solitaria di Kirienka che ha grosse possibilità di vincere questa tappa. Davide, adesso abbiamo anche per recuperare un po' il fiato, per riordinare un po' le idee mentre aspettiamo i passaggi degli altri inseguitori alla Gran Premio della Montagna, dobbiamo assolutamente parlare di Vasil Kirienka. Qua intanto Contador si arrabbia un po' con la nostra moto. Vasil Kirienka, al di là del risultato finale che sarà stasera qua alla Sestrier, possiamo dire semplicemente fantastico sul collo delle finestre. Fantastico, la vita non gli ha riservato gran soddisfazioni se non nell'ambito ciclistico. Pensate che per colpa di Chernobyl ha perso la mamma, il papà e un fratello. Lui abitava a pochi chilometri da Chernobyl, poi si è trasferito in Italia, ha fatto il dilettante alla Grassi Mapei, è passato professionista in una squadra italiana, ha vinto campionati del mondo, ha vinto tappe, ha vinto corse, però per quel disastro ha perso i genitori e un fratello. La discesa la stiamo affrontando con la nostra moto di ripresa alle spalle del gruppetto con i migliori, alle spalle di Vincenzo Nibali invece c'è Paolo Savoldelli, vai! Vincenzo Nibali a 100 metri di svantaggio dal gruppetto maglia rosa, sta rientrando nettamente più forte, Contador che non perde la testa della corsa, strada molto stretta, Vincenzo non sta rischiando per questo momento perché ha capito che può rientrare, vedo Scarponi in coda al gruppetto e ormai avrà 5-6 secondi, ci dobbiamo spostare noi in questo momento perché non dobbiamo ostacolare la sua marcia, la strada è veramente stretta, passa una macchina appena appena, a voi la linea. Eh sì, il fondo stradale mi sembra di poter dire è perfetto, però insomma qua è veramente stretta la strada. Il nostro video si fa in 4, in alto a sinistra il battistrada Vasil Kirienka, il suo inseguitore in alto a destra è José Ruano, in basso a sinistra poi troviamo il gruppetto della maglia rosa, in basso a destra la discesa di Vincenzo Nibali.
Adesso la strada si allarga leggermente, ci sono alcuni tornanti, il fondo, come abbiamo già avuto modo di dire, è perfetto. E ancora una volta quella che poteva essere considerata l'ultima insidia vera di questo Giro d'Italia l'ha superata Alberto Contador da padrone, perché gli è bastato restare lì, ha controllato ancora una volta, non ha mai avuto neppure un attimo di cedimento, ma neppure uno, Davide. Secondo me poteva tranquillamente andarsene, non l'ha fatto. Intanto vedete Gianni Savio con il meccanico, questo è un tratto in falso piano, è l'unico. Poi di nuovo la discesa e Nibali riprende gli altri. Sta rientrando Nibali, adesso non deve ostacolare la nostra moto, perfetto così, bravissimi i nostri motociclisti, perché si sono subito spostati proprio per non dare fastidio ai corridori, ed è sempre un'impresa, soprattutto nei tratti in discesa, perché te li vedi arrivare all'improvviso, non si sa da dove spuntino. La tappa non è finita, potrebbero esserci altre sorprese, perché nel 2005 Danilo De Luca fu bloccato dai crampi e Simoni crollò negli ultimi 5 km, perché la salita verso Sestriere non è dura, però la fatica può bloccare qualsiasi corridore. Questo è il gruppo Magliarosa, Scarponi, Gadré, Krosbeck, Menchov, Contador, Rodriguez, e poi voltando pagina nella grafica ritroviamo Vincenzo Nibali. Andiamo da Andrea De Luca. Sì, sto facendo la discesa praticamente insieme a Roman Kreuziger, l'abbiamo aspettato, è riuscito a superare Carlos Sastres, ha abbandonato i compagni di scalita Simon Lau e Dupont e sta venendo giù molto veloce, praticamente avrà guadagnato una ventina di secondi rispetto al gruppo Maglia Rosa nel primo tratto della discesa. A voi la linea. Intanto adesso Nibali torna al comando, potrebbe cercare di andarsene nel secondo tratto di discesa, al comando Kirienka, poi Ruano, terzo è Betancourt, poi il gruppo con la maglia rosa. Betancourt ha un ritardo di 4 minuti e 20 secondi. Si sistema gli scarpini José Ruano, abbiamo detto questa era l'ultima salita vera, almeno a guardare le pendenze, a vedere i tratti in pendenza della Colle delle Finesse, però non dimentichiamoci che dopo il termine di questa lunga discesa fino a Purriere ricomincerà la strada a salire verso Sestriere. Davide, sono altre caratteristiche, però insomma bisognerà vedere come l'affronteranno, con cosa avranno nelle gambe i corridori. Quello non lo sappiamo, forse non lo sanno neanche loro. C'è stato solamente, l'attacco di Ruano molto bello, poi un allungo di Joaquin Rodriguez, Scarponi ha cercato di controllare la situazione così come Alberto Contador. Tanto anche Menchov, lo vedete lì in coda con Gadré. Paolo Savoldelli, vai! Sono alle spalle del gruppetto Maglia Rosa, impressionante la condotta di gara di Nibali, è stato molto intelligente e gestito bene dalla Liquigas, perché aveva paura degli attacchi, era già andato in crisi sull'Etna, era già andato in crisi sul Fedaia, e cosa ha fatto? Allora ha messo davanti i suoi compagni di squadra per evitare gli scatti. Lui è un cronoman, ha voluto farli salire regolarmente, si è trovato in difficoltà ma è stato grandissimo perché si è saputo gestire e adesso si è portato in testa e sta rilanciando l'andatura, sta cercando di portarsi avanti, non c'era molto accordo quando la strada risaliva. E dietro vedo un corridore a 30-40 secondi e Nibali adesso si mette in posizione e rilancia l'andatura. Grandissimo, a voi. Hai appena detto una cosa molto giusta, Davide, che questa tappa non è assolutamente finita, perché intanto Betancourt si è riportato su Ruano in discesa e abbiamo visto anche Vincenzo Nibali uscire al comando da quella curva a destra, voltarsi e provare ad allungare. Cercherà di probabilmente di staccare gli altri in questo ultimo tratto, non è super tecnico questo tratto, sì ci sono alcune curve insidiose, ci sono anche diversi tornanti, ma non è una discesa per specialisti come Nibali, ma come vedete sta cercando di andarsene. Tanto Betancourt ha ripreso Ruano, è un sudamericano che a differenza di tanti suoi connazionali riesce ad andare bene non solo in salita ma anche in discesa, perché di solito loro in discesa non è che sono dei fenomeni. Infatti i sudamericani, colombiani, venezuelani sono famosi, no, per le loro caratteristiche, per le loro capacità e potenzialità in salita, però come guidabilità della bici non sono proprio dei draghi, e invece Betancourt dimostra di saperci fare e come anche in discesa.
30 secondi, una brevissima pausa e poi di nuovo con voi per seguire il finale di questa tappa con l'arrivo del Sestriere. Breve pausa. In discesa, giù dal Colle delle Finestre, questa discesa che terminerà a Pourrières e poi l'ultima salita del Giro d'Italia verso il traguardo, quota 2035 metri, traguardo del Sestriere. Un'altra tappa lunga, l'ultima in linea, 242 chilometri. Al comando c'è un uomo da solo, è Vasil Kirienka, partito in fuga con altri 12 stamani dopo 29 chilometri dal via da Verbania, hanno raggiunto un vantaggio massimo di 12 minuti e mezzo. Poi il gruppo stava recuperando su di loro. Kirienka, appena è cominciata la salita lunga, difficile, impegnativa del Colle delle Finestre, è partito e ha fatto il vuoto, ora è da solo al comando. Paolo Savoldelli, a te in corsa. Nibali sta scendendo sempre molto bene, ma non mi sembra voglia fare il vuoto, preferisce stare davanti probabilmente per fare le sue linee. Menchov perde qualche metri, Scarponi si porta su Nibali in questo momento e adesso, da adesso in poi sarà questa la gara, loro due si devono curare, si stanno giocando il secondo posto. Contador a vita facile avendo più di 4 minuti di vantaggio, staremo un po' a vedere se quando arriviamo giù in fondo sulla strada che sale verso il Sestriere cominceranno a scattare questi uomini fra di loro per avvantaggiarsi, anche se non c'è in palio la vittoria, perché Kirienka a questo punto, il preferito di Auro Bulbarelli, può vincere la corsa. A voi. Può vincere perché va forte, perché c'è il vento favorevole e adesso per altri 6 chilometri per lui la strada facile, leggerissima salita. Betancourt è lui che sta disegnando le traiettorie davanti a José Ruano, colombiano il primo, venezuelano il secondo, sono questi i due uomini all'inseguimento di Vasil Kirienka, però hanno un ritardo di 4 minuti e 27 secondi. Kirienka e la battistrada in alto a sinistra, accanto vediamo i due inseguitori sotto il gruppo della maglia rosa e poi avevamo visto gli altri inseguitori con Roman Kreuziger. In questa discesa non si può far selezione, lo ha capito probabilmente Vincenzo Nibali, anche perché deve gestirsi, ci sono ancora questi ultimi 16 chilometri, la prima metà facile, la seconda invece molto più impegnativa. Stiamo vivendo tante corse in una in questa giornata, Davide. Per la vittoria di tappa ormai il discorso è chiuso a Kirienka, con un possibile inserimento di Betancourt e di Ruano al massimo, e poi si sta vivendo la corsa per la classifica generale con Contador, ma ancora di più con la sfida, il testa a testa tutto italiano tra Scarponi e Nibali per il secondo e il terzo posto. Questa è la composizione del gruppo della maglia rosa con Scarponi, Crosswick, Contador, Rodriguez, Menchov e Gadré. Insieme a loro anche Nibali, che aveva perso contatto nella parte finale della salita verso il GPM del Colle delle Finestre, ma si è ricongiunto agli uomini del gruppo maglia rosa in discesa, nel primo tratto in discesa. Anche per i due sudamericani comincia l'ultimo tratto. Sono arrivati a Pourrières, dunque comincia la lunga salita con pendenze medie del 3,8% verso il traguardo del Sestriere. Torniamo da Paolo Savoldelli. Ormai siamo nella parte finale della discesa, Menchov un po' in difficoltà, probabilmente non è un ottimo discesista, c'è stato un grosso rallentamento, Nibali ha fatto passare gli altri ma nessuno voleva andare davanti, potrebbe rientrare anche qualcuno perché l'ultima parte qua l'hanno fatta veramente piano, in questo momento si è portato in testa un Rodriguez che sta rilanciando. Tutti i corridori tengono 7-8 metri di distacco tra l'uno e l'altro per avere un po' di tranquillità, un margine di sicurezza. A voi la linea. Grazie Paolo, attendiamo che anche il gruppo della maglia rosa, che adesso è chiuso da Steven Crosswick, bravissimo anche l'olandese della Rabobank, lui davvero può essere il nome nuovo di questo Giro d'Italia. E poi al termine della discesa, quando anche questi sette saranno a Pourrières, andremo in regia, eccolo qua il momento in cui tornano sulla statale, comincia per loro la salita verso il Sestriere, andiamo in regia da Silvio Martinello che magari ci fa vedere qualche curiosità, qualche particolarità sulla salita che abbiamo appena vissuto. Vai Silvio. Grazie Francesco, sì, abbiamo estratto con Alessandro Carusi alcune immagini curiose mentre ci apprestiamo a seguire questo entusiasmante finale. Prego Alessandro,
di partire con le immagini. Questo è l'ultimo, il quarto e ultimo tentativo, quello buono, di José Ruano di lasciare la compagnia del gruppo Maglia Rosa. Ci ha provato per tre volte invano, il quarto tentativo è andato bene. Qui l'importanza, l'avete detto, del raggiungere un compagno di squadra, in questo caso Vicioso, che tra l'altro con la mano, avete visto, gli faceva segno di stare calmo e tranquillo, che avrebbe fatto tranquillamente il lavoro che gli era stato richiesto. Qui la folla, immensa folla, qui guardate, Ruano ha la possibilità anche di dire allo spettatore con la fianca di stare zitto, evidentemente vuole rimanere concentrato. Il passaggio di un fantastico Kirienka al Gran Premio della Montagna e la cosa, un fatto curioso dell'ammiraglia, l'abbiamo vista anche salendo, dell'ammiraglia dell'Androni Cipi, che deve fare manovra addirittura all'ultimo tornante per riuscire a seguire il proprio corridore. Guardate Vasily Kirienka, la lucidità, la prima cosa che fa appena inizia la discesa, comincia ad alimentarsi, ha ben chiare le difficoltà che sono accadute anche nel 2005, chiama l'ammiraglia, anche l'ammiraglia arriva immediatamente a passargli degli zuccheri e delle maltodestrine a rapido assorbimento per prepararlo al meglio per questo finale. 11 km di discesa, altri 16 di salita, e quindi la tappa è ancora tutta da giocare, ma Vasily Kirienka ha un vantaggio ormai abbastanza tranquillo, a meno che non gli accada qualcosa. A te Francesco. Grazie Silvio. E noi adesso torniamo in corsa da Andrea De Luca. Siamo stati alle spalle di Roman Kreuziger per tutta la discesa, spettacolare quello che ha fatto il ceco, non ha sbagliato una curva, ha pennellato, sempre rilanciato poi l'azione. Tant'è che adesso lui ha la possibilità di vedere il gruppo Maglia Rosa, che in questo momento vedo che si guardano molto. Roman Kreuziger ha un ritardo quantificabile in 300 metri adesso dal gruppo Maglia Rosa. Avrà recuperato più di un minuto. E intanto un bel problema tra l'ammiraglia Saxo Bank e un motociclista della scorta tecnica. Tutto risolto, però abbiamo temuto il peggio per qualche attimo. A voi la linea. 15 secondi il ritardo di Kreuziger dal gruppo Maglia Rosa. C'è la possibilità dunque per il ceco della Stana di rientrare sul gruppetto con Contador, in testa al quale c'era stato un tentativo di allungo di Krosweck. Qua rivediamo la parte finale della discesa di Kreuziger, che in pratica ha preso rischi, è andato al limite e anche un pochino oltre ad ogni curva. Era la penultima curva della discesa. Kirienka 10 km all'arrivo, 4 minuti e 35. Grande giornata per Vasily Kirienka. Come sottolineava Silvio Martinello, Davide, nel ciclismo contano le gambe, conta il coraggio, ma conta anche la testa. Non è un caso che Silvio ha sottolineato appunto la lucidità di Kirienka di alimentarsi proprio per evitare pericoli nel tratto finale. È un corridore esperto, intelligente, parlo tatticamente, non solo. Un corridore che Silvio conosce benissimo, perché anche in pista è un fenomeno. O mi sbaglio, Silvio? Dici bene, Davide, assolutamente. Vasily Kirienka, ricorderai, è stato campione del mondo anche della corsa a punti. Questo ancora una volta, se è il caso, insomma, per dimostrare quanto importante sia un'attività polivalente. Anche quando ci sono le salite, abbiamo parlato molto spesso dell'utilità della pista, soprattutto per le volate. Pensate un po', Vasily Kirienka sta andando a vincere una delle tappe di montagna più importanti di questa edizione del Giro. E in questa inquadratura, in questi pochi secondi di inquadratura con la nostra moto di ripresa, vi siete resi l'idea, forse amici che ci seguite da casa, di quello che succede in coda al gruppo? Avete visto cosa ha dovuto fare Kreuziger per andare a riprendere il gruppetto della Maglia Rosa? Adesso li ha ripresi, non si ferma, non è rimasto in scia neanche un minuto e prova a continuare nella sua azione. Roman Kreuziger è stato abilissimo, perché ha interpretato al meglio la salita, sapeva che era lunga, sapeva che c'erano questi ultimi 7,5 km con la strada bianca e soprattutto gli ultimi due, che erano i più duri di tutti quanti. Si è gestito, lo ha aiutato per un po' a tiro a lungo, ha fatto un'ottima discesa e a quando ho visto il gruppo Maglia Rosa lì ha preso coraggio, e quell'allungo è un po' lo sfogo, no? Ho detto cavolo, ci sono riuscito, li ho ripresi. Davide, magari qualcuno da casa si chiede, ma come fa un corridore a dimenticarsi di mangiare, a dimenticarsi di alimentarsi? Sembra banale, sembra magari anche assurdo, e invece può succedere. Sei in una trance agonistica impressionante, a volte non ti rendi conto neanche dove ti trovi, non senti neanche il pubblico, non senti niente, sei talmente concentrato nella spingere su quella bicicletta che ti dimentichi anche le cose più semplici.
mangiare. Gli ultimi due picchi del Giro d'Italia, il Colle delle Finestre l'abbiamo visto nella cartina altimetrica, il Colle delle Finestre lo hanno già affrontato, rimane l'ultimissima salita, l'ascesa verso i 2035 metri del Sestriere. Basil Kirienka da solo al comando, 4,45 il suo vantaggio su José Ruano e Carlos Betancourt, 5,50 il ritardo del gruppo. La concentrazione per Basil Kirienka, dietro intanto c'è lo scatto adesso di Joachim Rodriguez. Qui è ancora la strada pianeggiante, gli allunghi adesso è Menchov con Gadré, attenzione a John Gadré perché è quarto nella classifica generale, il suo obiettivo è quello di salire sul podio, eccolo qua, ce lo ripropone prontamente nel replay Nazareno Balani, il momento dello scatto di Joachim Rodriguez. 4 minuti e 50. Devono stare attenti Nibali e Scarponi a controllarsi a vicenda, sì, ma anche fare attenzione a quello che può combinare John Gadré. Sa il francese della Chez Desert che quella di domani è la giornata che in assoluto lo vede nel ruolo non certo di favorito rispetto a Scarponi e a Nibali, perché lui sulla carta dovrebbe pagare nella cronometro conclusiva di Milano e dunque deve cercare di guadagnare oggi il più possibile per sperare ancora di salire sul podio al Giro d'Italia, anche se va ricordato a 2 minuti di ritardo. Non sono pochi, tutt'altro, rispetto a Nibali che attualmente è in terza posizione. Non sta tirando un metro Betancourt, penso che sia stanco ed è normale, lo ripetiamo, ha 21 anni, fortissimo tra i dilettanti, vincitore lo scorso anno del Giro Bio, secondo in un campionato del mondo, anche oggi ha fatto qualcosa di straordinario anche per l'età. E era anche nella fuga di stamani, dunque in pratica è in fuga dal chilometro numero 29. Andiamo da Paolo Savoldelli, cosa succede nel gruppo della Maglia Rosa, Paolo? Non c'è accordo qua davanti, continui scatti, anche in questo momento parte Rodriguez, subito seguito da Kreuziger, si controllano l'uno per l'altro, sull'altro. Ci sono tante gare qui davanti in questo gruppetto, la gara per la vittoria del Giro, la gara per il secondo e terzo posto, per il quarto c'è una marcatura a uomo e continuano, adesso in questo momento ad esempio non stanno pedalando, è normale che sia così, nessuno vuol perdere la propria posizione e ognuno ha qualcuno da controllare. Il più tranquillo Contador, che resta in ultima posizione, non lo calcolano neanche gli altri perché sanno che lui col vantaggio che ha deve solo stare con loro e non deve inseguire nessuno. A voi. E la tappa dovrebbe vincerla Kirienka. Eh sì, a questo punto sì, perché mancano 10 km alla conclusione per i due inseguitori che hanno sempre 4,54. Anzi, 4,54, anzi stanno perdendo addirittura Ruano e Betancourt. Grande impresa per Basil Kirienka. Continua ad aumentare il vantaggio. Adesso 6 minuti e 15 nei confronti del gruppo Maglia Rosa, anche perché ormai stanno andando a scatti, continua Joachim Rodriguez, si voltano, si controllano, adesso la salita verso il Sestriere, 6%, la pendenza massima tocca punte del 9% in questa salita che allunga 16 km, c'è da superare un dislivello di 623 metri, ci prova ancora con uno scatto Joachim Rodriguez, vediamo se qualcuno, come era stato in precedenza con Menchov e con Krosweck, cercherà di andare a chiudere sullo spagnolo della Katiuscia, che intanto ha preso una sessantina di metri di vantaggio. Questa in pratica è l'ultima occasione, guadagna Joachim Rodriguez, l'ultima occasione per il team Katiuscia per cercare di mettersi in evidenza in questo Giro d'Italia, considerando che domani nella cronometro loro non hanno un uomo adatto a prove del genere. Kreuziger. Si muovono adesso dietro all'inseguimento di Rodriguez. Kreuziger è chiaramente sfida nella sfida, quella con Krosweck per la maglia bianca nella classifica dei giovani. Il primo ed il secondo. Krosweck in classifica ha un ritardo di 12,56 da Contador, poco più di 2 minuti da Kreuziger.
6 chilometri, poco più alla conclusione per Vasil Kirienka, che beve ancora, corridore di grande esperienza. Kirienka ha scelto bene i tempi, ha fatto bene i conti, adesso per lui c'è soltanto il rischio di una crisi negli ultimi 5 chilometri e il precedenti ci insegnano che fino alla conclusione nessuno può stare tranquillo. Vasil Kirienka, l'impresa è sua oggi nella giornata, nell'ultima frazione in linea del Giro d'Italia, nella giornata del Colle delle Finestre, della salita conclusiva verso il Sestriere, all'ottavo arrivo in quota del Giro d'Italia in questa edizione che di salite ne ha proposte davvero tantissime. A 5 minuti e 6 secondi sulla coppia al suo inseguimento, quella formata da Ruano e da Betancourt, ha guadagnato in pratica da quando è terminata la discesa 25 secondi. Dietro è uscito un uomo, vale a dire Joachim Rodriguez, dal gruppo della maglia rosa, dove continuano a studiarsi. Eccolo qua lo spagnolo del team Katiuscia, andiamo da Andrea De Luca. Esatto, siamo alle spalle della coppia inseguitrice, una domanda ci può ordinare a Degni, veloce, sta guadagnando posizioni in classifica, però il sogno col delle Finestre sembra sfumato. Ma innanzitutto complimenti a José, una reazione incredibile, era stato lui stesso questa mattina a vedere la macchina, a dire che non si sentiva benissimo, eccezionale la prova di oggi, al di là di scalare posizioni in classifica, una reazione incredibile da parte di José, complimenti a lui. Grazie, ringraziamo anche Degni. Grazie Andrea, ricordiamo che Ruano in classifica attualmente è decimo con 11 minuti e 50 da Contador, con un minuto da recuperare a Denis Menchov, dunque teoricamente oggi potrebbe anche scavalcarlo Menchov in classifica, passare in nona posizione, però poi domani c'è da fare i conti con la crono. E un paio di minuti se li potrebbe beccare da Denis Menchov, eccolo là intanto in prima posizione. Menchov, Kreuziger, Nibali, Scarponi, Gadré, Crosswick e Contador. Beh, adesso quello che sembra meno interessato di tutti è proprio Contador, gli basta restare là in coda al gruppetto con tutti i migliori, per lui nessun problema, anche se non credo che Contador resisterà alla tentazione di fare qualche scatto nel finale, lo vedremo. Andiamo da Paolo Savoldelli. Vento a favore in questo momento, molto forte, non vediamo più Rodriguez, l'unico corridore di questo gruppetto, il gruppetto maglia rosa, che ha provato a rilanciare l'andatura veramente forte è stato Menchov. Gli altri si guardano, si è spostato Menchov che parte proprio in questo momento. Vediamo che si guardano e il problema è sempre che quando un corridore prende qualche metro di vantaggio tutti hanno paura a spendere energie e non vogliono essere i primi ad inseguirlo. Scarponi sta sempre sulla ruota di Nibali e Contador tranquillo in coda al gruppo. A voi la linea. Grazie Paolo, qua sì, ancora una volta come hai appena detto tutti hanno paura di andare a riprendere il corridore che scatta, dunque è riuscito a guadagnare un discreto vantaggio Rodriguez, Joachim Rodriguez, e adesso la stessa cosa sta cercando di fare Denis Menchov. Si allargano dietro ma nessuno prende l'iniziativa, dunque c'è la possibilità per Menchov di avere via libera, di essersi guadagnato il via libera. Eh sì, potrebbe farcela anche lui. Vedremo se riuscirà a riprendere il corridore che gli sta lì davanti. Flash in regia con Silvio Martinello. Grazie Francesco, prego Alessandro di partire con le immagini. Paolo Savoldelli ha parlato del vento, guardate sulla destra, questo è Vasily Kirienka, le bandiere gialle che sventolano molto forti, lui sta portando a termine veramente una grandissima impresa, sta lottando in questa fase anche con il vento, vedete il gruppo a ventaglio, il gruppo dei migliori della maglia rosa, che invece loro hanno la possibilità di ripararsi, sono a ventaglio con il vento che viene da destra. A te la linea Francesco. Ripreso Menchov.
Kirienka ha cominciato la salita, Colle delle Finestre, con un vantaggio di 6 minuti e 30 secondi. Beh, ha perso ben poco, quasi niente. Eh sì, ha perso 20 secondi, ma possiamo dire che nell'economia complessiva di questa seconda fase della tappa il vantaggio è rimasto praticamente invariato, e questo dà ulteriore spessore all'impresa, al gesto atletico della Bielorussa della Movistar. Davvero grandioso oggi Vasily Kirienka. È un corridore che quando va in fuga difficilmente sbaglia, riesce a controllare la situazione, riesce a preservare le energie per il finale. È un corridore che vince poco, perché sì, quest'anno ha vinto una corsa, una tappa al Giro dei Paesi Baschi, ma l'ultima vittoria prima di questo 2011 risaliva proprio al 2008, quando vinse la tappa di Montepor. Anche in quell'occasione fuga da lontano e riuscì ad arrivare con 4 minuti e 36 secondi su Danilo Di Luca. Ed aumenta anche il suo vantaggio rispetto alla coppia formata da Betancourt e da Ruano. Adesso mancano meno di 4 km alla conclusione per Kirienka. Eccoli qua i due inseguitori, Ruano costantemente davanti, non ha mai dato un cambio Betancourt. Questo è Rodriguez, per lui c'è ancora la possibilità di riportarsi su Betancourt e Ruano. Andiamo da Savoldelli. Qua dietro gruppetto maglia rosa, sono proprio fermi adesso, vanno tranquillamente, sta tirando Kreuziger, un bel gesto da parte di Vincenzo Nibali, che ha passato una bottiglia d'acqua al suo rivale Scarponi. Contador sempre in coda che controlla, Denis Menzel che è scattato e ha preso il momento giusto, non si vede già più. Questo fa capire che il gruppetto maglia rosa sale veramente piano, perché si controllano tutti hanno paura di tutti tranne Contador, che veramente anche guardarlo in viso si capisce che è tranquillo, molto tranquillo. A voi. Grazie Paolo. Non era stato ripreso Denis Menchov, anzi adesso, considerando che dietro continuano a studiarsi, beh, ha preso davvero un bel vantaggio il russo della Geox, mentre davanti continua inesorabile la marcia di Vasily Kirienka. 5:22, ormai è impossibile andarlo a riprendere, impossibile. Con questa situazione la maglia verde la vincerà Stefano Garzelli, perché Contador ha guadagnato pochi punti sul Colle delle Finestre e non ne guadagnerà probabilmente su questo arrivo del Sestriere, quindi Garzelli dovrebbe vincere la maglia verde come miglior scalatore. Comunque il suo obiettivo, Stefano Garzelli, nonostante oggi sia stata una giornata difficile, dovrebbe riuscire a centrarlo, perché ricordiamo che quello del Sestriere è un arrivo che vale come Gran Premio della Montagna di seconda categoria. Dunque Davide, ci sono punti per i primi 5, giusto? 9, 5, 3, 2, 1. Contador sul Colle delle Finestre ha guadagnato 2 punti, ne aveva 11 di ritardo e diventano 9, e quindi non può vincere la maglia verde. Domani non ci sono ovviamente Gran Premi della Montagna, perché è piattissima la cronometro di Milano, e dunque maglia verde a Milano per Stefano Garzelli. Adesso il nuovo fondo di José Ruano, rimane lì, lascia lì sul posto Carlos Betancourt. Kirienka, Ruano al suo inseguimento, meglio Ruano in seconda posizione, perché ormai neppure si può parlare più di inseguimento. Quindi primo sarà Kirienka, secondo sarà Ruano. Mica generale Scarponi, Dannibali. Vediamo il nostro cronometro che scorre in basso a sinistra, vedremo dunque il rilevamento quando transiteranno ai meno 5, credo, quelli del gruppo della maglia rosa. Questo è il ritardo di Menchov, 6 minuti e 29 secondi, dunque siamo intorno ai 7 minuti per il gruppetto con la Contador. Ha una trentina di secondi di ritardo nei confronti di Rodriguez, che è transitato a quel cartello di meno 5 con un ritardo di 6 minuti da Kirienka.
Dunque una trentina di secondi anche quelli che dividono Betancourt da Rodriguez. Kyrienka intanto è vicino allo striscione che indica 2 chilometri alla conclusione, sta per arrivare alla sestriera. Vasil Kyrienka, l'ultimo GPM, 39 dopo l'annullamento del Crossbys nella tappa dello Zonkolan, 39 i GPM, i Gran Premi della Montagna che hanno animato e caratterizzato questa edizione 2011 del Giro d'Italia. Gruppo Maglia Rosa con un ritardo di 35 secondi da Menchov. Ci si aspettava un attacco di Vasil Kyrienka, uomo da fuga, uomo che non ha paura di attaccare da lontano, che cerca sempre di inserirsi nei vari tentativi che si sviluppano e che partono nelle fasi iniziali delle tappe. Era stato sfortunato in occasione della frazione di San Pellegrino Terme, era stato sfortunato anche ieri nella tappa di Macugnaga, ma oggi non si è fatto sorprendere, è riuscito ad entrare nella fuga buona ed è stato quello che, come avevamo detto Davide, aveva le caratteristiche migliori per poter reggere anche sulle pendenze così cattive del Colle delle Finestre. Anzi è proprio lì che lui non si è limitato a reggere, a tenere, ma ha sferrato l'attacco che poi ha fatto la differenza. Andiamo da Andrea De Luca in corsa. Arietta sta parlando alla radiolina proprio con Vasil Kyrienka, gli hanno appena mostrato 5 minuti 09 il suo vantaggio, l'ultimo rilevamento. Sei sereno Arietta, è fatta? A questo momento sì, a questo momento con il distacco che lleva stiamo sicuri che arriva. Che impresa che ha fatto Kyrienka, eh? Voleva fare bene la classifica e domenica avanti non è possibile. E dopo ha lasciato tempo e oggi doveva provare, la squadra voleva che lui faceva oggi una bella gara e lui è stato bravissimo. Complimenti a questo corridore, a voi la linea. Grazie, grazie Andrea, e stiamo tornando in diretta anche con il nostro commento proprio nel momento in cui Joachim Rodriguez ha ripreso Carlos Betancourt. Dunque adesso la situazione vede alle spalle di Kyrienka Ruano da solo all'inseguimento, Rodriguez con Betancourt. E vedremo se Joachim Rodriguez riuscirà a riprendere Ruano, non è facile. Poi dietro a Joachim Rodriguez c'è Menchov, dietro Menchov il gruppo Maglia Rosa. Certo è un po' più pesante adesso, è un po' più legnosa la pedalata di Vasil Kyrienka, al quale però Davide basta controllare, basta gestire e sapersi gestire in questi ultimi 1300 metri che per lui saranno lunghi, credo molto ma molto di più. Ma saranno i più belli perché sa di avere 5 minuti di vantaggio, sa che nessuno lo può più riprendere, quindi questi ultimi metri sono magnifici per lui. Qua abbiamo sentito in sottofondo la fatica, il respiro, la sofferenza quasi di Joachim Rodriguez, perché lì, al di là delle posizioni che uno sta occupando in corsa in quel momento, beh, lì uno è veramente al limite, Davide, ma proprio al limite. Qui è la capacità di sopportare la fatica, di resistere al dolore. Qui il cardiofrequenzimetro, i watt contano poco, nel senso che è proprio in questi momenti che la differenza tante volte la fa la capacità del corridore nel sopportare la fatica. Il Giro d'Italia nell'ultima frazione in linea sta per incoronare un altro grandissimo protagonista, Vasil Kyrienka. Forse è esagerato usare la parola eroe, ma certo quella di oggi è stata una grande impresa per Vasil Kyrienka, che appena passato sotto lo striscione dell'ultimo chilometro riceve anche i complimenti del suo direttore sportivo, i complimenti della sua ammiraglia. Non c'è da passare una borraccia, non c'è da dare una spinta, ma c'è quasi il bisogno di avere un contatto fisico con chi ti ha sostenuto per tutta la gara. Intanto dietro c'è lo scatto di John Gadré, che ha guadagnato una cinquantina di metri rispetto a Nibali, a Scarponi e a Contador. Gadré che è quarto nella classifica generale. Il suo ritardo nei confronti di Nibali 2 minuti.
È stato il giro delle emozioni, è stato il giro anche delle lacrime questo, la morte di Wouter Veyland proprio qua sulle strade della Corsa Rosa, la morte di Xavier Tondo non al Giro d'Italia ma mentre era in Sierra Nevada in allenamento, compagno di squadra di Vasil Kirienka alla Movistar. Nel giorno della cronoscalata di Neve Gall aveva trattenuto a stento le lacrime Alberto Contador dedicando proprio a Tondo la sua vittoria, era stato un successo senza luck, senza festa quello di Alberto Contador, con il lutto al braccio anche oggi in corsa ai corridori della Movistar, e il pensiero di Kirienka, ne siamo certi, sarà anche oggi per lui, per Xavier Tondo. Sta per andare a concludere una prova che è stata semplicemente straordinaria. Vasil Kirienka, impresa di altri tempi, come si usa dire, un'impresa vera la sua nella tappa del Colle delle Finestre. 215 chilometri di fuga, gli ultimi 40 da solo. Grandissimo Kirienka sul traguardo del Sestriere, per lui ormai da tanti chilometri è una passerella che diventa trionfale adesso, perché dal cuore va su in cielo questa dedica per Tondo, il successo di Vasil Kirienka sale lassù con il pensiero per Xavier Tondo. Splendido Vasil Kirienka, questi sono i gesti più belli, perché in fondo a una giornata di sofferenza, di fatica, di coraggio c'è sempre un sorriso, bastano due dita alzate al cielo per significare tutto, è tutto in quelle due dita, in quello sguardo. Si è voluto mettere gli occhiali forse anche per nascondere la commozione, è tutto in questa immagine, il ciclismo, il successo di Vasil Kirienka. Andiamo a sentire subito Piacente con la Kirienka, con il vincitore di oggi. È appena entrato nel tendone Francesco e non era proprio in grado di parlare, peccato, dai, lo prendiamo dopo. Ok Fabrizio, aspettiamo pure dopo per sentire le reazioni, il commento e sicuramente l'emozione di Kirienka. Qua siamo con Ruano, non gli è riuscita l'impresa di 6 anni fa. Intanto si sta riportando Gadré su Denis Menchov, e qua rischia di guadagnare abbastanza, Gadré. Sì, potrebbe guadagnare 30-40 secondi, ma rimarrà quarto nella generale in vista dell'ultimo chilometro. Ruano. Alle spalle di Ruano poi c'è Rodriguez, dietro Betancourt, Menchov che ora sta per essere ripreso proprio dalla francese della AG Desert. Tratto conclusivo della salita, tratto conclusivo del giro per quanto riguarda le frazioni in linea anche per loro. Eccolo qua, Joachim Rodriguez è in terza posizione al cartello ora che indica i meno 1500 metri. Gadré alla forza per scattare ancora e per cercare di staccare Denis Menchov. Caratteristiche completamente diverse per questi due corridori. Passista Menchov, scalatore puro Gadré. Ancora di più lo è Ruano. Il piccolo, grande, immenso José Ruano ha vinto una tappa, quella del Grossglockner, è arrivato secondo sull'Etna alle spalle di Alberto Contador, oggi ancora un secondo posto. Nelle tappe più prestigiose, quelle più attese e più importanti del Giro d'Italia, Ruano praticamente c'è sempre stato, è mancato sullo Zoncolan e al Gardeccia. L'allungo di Nibali. Nibali, Contador, Scarponi e Crosswick. Soprattutto per limitare i danni nei confronti di Gadré. E adesso Crosswick. Parte Steven Crosswick che cerca di guadagnare qualche secondo nel testa a testa per la classifica dei giovani su Kreuziger. 900 metri all'arrivo per Ruano. Ruano deve fare attenzione perché sta rivenendo su di lui Joachim Rodriguez. Qua è partito ora Crosswick, chiaramente è costretto a muoversi anche Kreuziger, che però sta rischiando di perdere contatto. Si è mosso Scarponi, più dietro Nibali con Contador. Intanto Gadré ha staccato Menchov e Ruano cerca di difendere la sua seconda posizione. Contador, attenzione Contador con Scarponi
Attenzione perché c'è stato l'allungo di Scarponi. Eh sì, questo attacco prima di Crosswhite e poi di Scarponi hanno fatto il buco, si riporta su di loro Contador, non vediamo invece Vincenzo Nibali. Si è staccato Nibali. Proviamo a scorrere, a restare fermi con la nostra inquadratura dall'elicottero per vedere Nibali. Eccolo qua, Nibali è già sensibile il suo ritardo, è in poche centinaia di metri ha perso questo terreno. Questo è il momento più difficile per Nibali, ha già perso una decina di secondi. Eh sì, forse anche qualcosa in più il ritardo di Vincenzo Nibali. Intanto in vista del traguardo José Ruano, quasi uno sprint che va alla seconda posizione tra il venezuelano e Joaquim Rodriguez, lo spagnolo della Katiuscia. È già arrivato Basil Kirienka, questo è uno sprint per la seconda posizione, recupera metri su Petri Rodriguez, però si salva José Ruano. All'ultimo chilometro Nibali ha un ritardo di 13 secondi da Scarponi. In qualche modo riesce comunque a lasciare il segno la seconda volta nella tappa del Colle delle Finestre, José Ruano arrivando in seconda posizione, terzo poi è Rodriguez, questo è il gruppetto con i migliori, ha perso contatto Nibali. Potrebbe perdere una ventina di secondi Vincenzo Nibali, adesso siamo ormai in vista dell'arrivo con Scarponi, Crosswhite, Menchov ed Alberto Contador. Sta per arrivare intanto anche Betancourt. Menchov ora in ultima posizione davanti Contador con Crosswhite e Scarponi. L'arrivo che vale la quarta posizione per Carlos Betancourt, un piazzamento non positivo. Di più per il giovanissimo colombiano dell'Acqua e Sapone, Caffè Mocambo, poi Cadré, la sua fiammata sta per esaurirsi, qualcosa probabilmente guadagnerà rispetto a Scarponi, ma davvero pochi secondi, beh evidentemente più consistente il suo vantaggio al termine di questa tappa su Vincenzo Nibali. Arriva Cadré e poi dopo 4 secondi Scarponi davanti a Crosswhite, Contador e Menchov. Vediamo adesso il ritardo di Vincenzo Nibali, che è stato staccato anche da Roman Kreuziger. Dunque Crosswhite su Crosswhite guadagna 6 secondi e invece Vincenzo Nibali perde da Scarponi, andiamo a vedere la conclusione, 20 secondi, 21 secondi. Esatto, 20-21 secondi. Torna dunque di 55 secondi, adesso attendiamo l'ufficializzazione, comunque inferiore al minuto il vantaggio di Michele Scarponi su Vincenzo Nibali. Così partiranno domani, con questa differenza, partiranno domani nella cronometro conclusiva di Milano. Intanto il successo da sottolineare una volta di più di Basil Kirienka qua alla Sestriere. 5.18 per Michele Scarponi, 6.14 per Vincenzo Nibali, quarto il francese Cadré, quinto Joaquim Rodriguez, sesto José Ruano.